Salve a tutti, sono Davide Dornato, istruttore della Fa Benessere delle sedi di Rapallo e Sesti Levante. Allora, oggi staremo insieme e ci concentreremo sugli esercizi degli arti inferiori, quindi parte sotto, e poi faremo qualche esercizio di equilibrio e coordinazione. Allora, ci prendiamo un piccolo spazio all'interno della nostra casa, quello che avete, che possedete, e iniziamo a camminare tranquillamente. Nel mentre che camminiamo, vi ricordo sempre di respirare in maniera tranquilla. Per ogni esercizio che faremo deve esserci un piacere, non un fastidio. Quindi, quando sentirete fatica o fastidio, potete fermarvi o non continuare l'esercizio. Allora, iniziamo la seduta di oggi. Iniziando a sollevare il ginocchio destro e poi il ginocchio sinistro. Lo ripetiamo, destro e sinistro. Lo sguardo frontale a voi, le spalle belle rilassate e il mento indentro. Adesso andiamo a toccare con la mano sinistra il ginocchio destro e con la mano destra il ginocchio sinistro. Ricordo di fare gli esercizi sempre con le scarpe o con dei calzini antiscivolo, in modo da non rischiare di scivolare. Adesso andiamo a toccare con la mano sinistra il ginocchio destro, facciamo tre passi in avanti e lo tocchiamo con l'altra gamba. Ci giriamo e lo ripetiamo. 1, 2, 3 e tocco. Mi giro. 1, 2, 3 e tocco. Sempre braccio opposto alla gamba che si flette. Quindi fletto il ginocchio sinistro, tocco con la mano destra. Mi giro. 1, 2, 3 e tocco col lato opposto. Molto bene. Adesso andiamo a fare l'esercizio della ballerina. Ci mettiamo sulle punte e camminiamo lentamente. Possibilmente le braccia le teniamo belle stese, lo sguardo frontale, ma se non ce la sentiamo nessun tipo di problema. Le teniamo un po' più giù, oppure qui, e possiamo anche dare un occhio verso il basso. Nessun tipo di problema. Adesso andiamo a fare il pinguino. Sui talloni, palma delle mani ben aperto, e simuliamo la camminata del pinguino. Respirazione sempre libera. Mi raccomando, non fate mai gli esercizi in apnea. E di nuovo la ballerina sulle punte. Lo ripetiamo sui talloni. E adesso ricamminiamo normalmente. Andiamo a darci dei piccoli calcettini con il tallone nella parte dietro della nostra coscia, in questa maniera. Possiamo mettere le mani ai fianchi e diamo dei piccoli calcettini dietro. Bene, adesso ricamminiamo normalmente. E terminiamo con un esercizio di equilibrio, ovvero facciamo finta di essere su un filo, quindi possiamo prendere di riferimento le piastrelle della nostra casa e mettiamo il piede destro avanti a quello sinistro e così via. Un esercizio di equilibrio più vicino è il piede davanti a quello dietro, quindi il tallone che tocca con la punta, più è difficile. Se invece lo vogliamo rendere più semplice, aumentiamo un po' il passo.
Le mani possono essere aperte o ai fianchi o libere, come preferite. Avete voi la scelta. Ebbene, sciogliamo un pochettino. Ci avviciniamo in un punto che preferite, dove potervi appoggiare. Io appoggio la mano qui e lavoriamo un pochino sulle anche. Allora, appoggiamo tutti la mano sinistra. Andiamo a lavorare con la gamba destra, flettendo il ginocchio destro e premiamo il freno. Prendo aria, butto fuori l'aria. Mi raccomando, il piede a martelletto. E più va su la gamba, più è difficile. Ognuno arrivi dove si sente. Ebbene, adesso andiamo a fare le aperture. Fletto il ginocchio e apro e rilascio. Prendo aria, butto fuori l'aria. Ne facciamo 7, siamo a 5, 6 e 7. Se qualcuno non ce la fa, ne può fare 5 o 3, nessun tipo di problema. Adesso andiamo a fare le chiusure. Quindi andiamo a scavalcare un ostacolo immaginario. Chiaramente l'ostacolo, essendo immaginario, all'altezza che decidete voi. Più ve la sentite, più ampliate il movimento. Più fatica sentite e meno lo ampliate. Bene, sciogliamo, facciamo un piccolo massaggino, sia sulla gamba destra che sulla sinistra, e rimaniamo in equilibrio per una decina di secondi in questa posizione, cercando di tenere l'angolo a 90 gradi. Stessa cosa, più alta la gamba più è difficile, il piede anche qui a 90 gradi, e chi se la sente stacca la mano dall'appoggio, altrimenti la riappoggiamo. Sciogliamo, andiamo a fare un po' di pendolo, avere delle piccole oscillazioni. E buono, e adesso ci giriamo, poggiamo la mano destra sull'appoggio e lavoriamo sempre con la gamba esterna, in questo caso la sinistra. Fletto, premo il freno. Ricordiamoci di tirare su e stendere. 5, 6 e 7. Bene, ora le aperture. Fletto e apro e rilascio. Prendo aria, butto fuori l'aria. Possibilmente lo sguardo fronte a voi, se ogni tanto volete dare un occhio per essere più sicuri verso il basso, potete farlo. E 7. Adesso andiamo a fare le chiusure. Quindi andiamo a scavalcare il nostro ostacolo immaginario. 4, 5, 6 e 7. Andiamo un pochino a sciogliere, piccolo massaggino. E adesso rimaniamo in equilibrio. Sempre l'angolo di 90 gradi, qualche secondo. Chi se la sente stacca la mano dall'appoggio, se no la riappoggiamo e sciogliamo. Sciogliamo. Facciamo un po' di pendolo. Chiaramente non esagerate nell'oscillazione. Una piccola oscillazione va più che bene per andare a sciogliere. E buono. Adesso ci appoggiamo su un muro. Poggiamo col pastrelli dietro di noi al muro. E andiamo sulle punte 3 secondi. E sui talloni 3 secondi. E di nuovo sulle punte 3 secondi. E sui talloni. E adesso punte. Talloni, punte, talloni, chi se la sente, stacca le mani da dietro il muro. E buono, andiamo a fare l'ultimo esercizio di stretching, andiamo ad allungare un po' il polpaccio, qualche secondo, cambio. Il tallone deve essere ben appoggiato dietro per terra, la punta rivolta verso il muro e cambio. Dovete percepire un leggero fastidio, ma piacevole, di allungamento. Cambio.
la seduta di oggi è terminata, spero siete stati bene e vi mando un caro saluto da Davide.